cazzo! Salve da Chiroccio, benvenuti a questo mio nuovo video, sono Luca Grax 89 e oggi qua sul mio canale potete visitare la mia nuova rubrica chiamata GraxPad. Sì, in effetti ne sto aprendo un paio di rubriche nuove sul mio canale, però questa tratterà esclusivamente i videogiochi che ho giocato nell'ultimo periodo, quelli che ritengo comunque migliori o peggiori, insomma darò dei giudizi solamente sui miei videogiochi, sulle mie classifiche personali, positive o negative che siano. È una cosa separata da sottogiudizio che tratterà, ho deciso, solamente di serie TV e fumetti e mi interessava chiarire questo punto. Detto questo, vorrei dedicare 2 minuti di orologio a un canale veramente speciale, tra cui insomma vi lascio il suo link qua sotto, che è il canale di Erospira. È un canale di uno youtuber che secondo me è geniale, ha deciso di registrare tutti i suoi gameplay e travestito appunto da pirata con la barba, il cappello e con la voce da capitano. Date un occhio al suo canale perché è veramente fantastico. Visitatelo. Ciao Eros. Eros. Ma questa non c'entra, lapsus freudiani. E se non ci si aiuta un po' fra colleghi, che cazzo. Comunque, torniamo a noi. Come ben avete visto al mio screensaver, stavo dicendo, volevo parlarvi di Dying Light, titolo che ho acquistato per Play 4, che ho giocato sì e no una trentina d'ore, sono al 15-20%, mi sono fatto spaventare effettivamente da 100 ore di gioco e sì, torniamo a parlare comunque di zombie. Sicuramente potrei iniziare a parlarvi di Dying Light dicendovi che mi sta insegnando l'importanza del giorno e della notte in un determinato videogioco, soprattutto se il videogioco è horror o survival. Per questo, insomma, avrei dedicato un titolo a parte e per questo punto... ma qui appare un titolo ogni volta che dico una frase, così. Se avessi detto la notte e il giorno dei morti viventi... dai, ho capito, su, dai. Basta, ma che due coglioni, ma dateci un taglio con sti titoli. Incontrerete i notturni sono delle creature che di base sono molto più forti comunque degli zombie giornalieri perché hanno una vista superiore, una velocità più elevata di una Lamborghini e decisamente un alito molto ma molto più pestilenziale. Anche se l'ultima voce poi non è stata poi accertata da qualcuno, però lo dico io, ne sono convinto. Scusatemi il gioco di parole, ma graficamente il motore grafico fa il suo sporco lavoro, cioè proprio da dirlo. Appena ho messo sul disco e iniziato a giocarci sulla Play 4, ho subito buttato un occhio su determinate somiglianze con il gioco di casa Ubisoft. Apriamo una piccola parentesi adesso su Far Cry 3 e 4. Chi mi conosce sa benissimo che mi sono divorato e ho amato fino alla follia Far Cry 3, l'ho rifinito. E quando è uscito il 4 l'ho comprato, ma non ho provato la stessa emozione perché l'ho trovato troppo simile al suo predecessore. Ho temuto di dover abbandonare il gioco molto prima del previsto. Però io penso che ci sia da fare un complimento ai ragazzi della Techland e della Warner Bros. Che hanno collaborato, insomma, per creare questo capolavoro, perché di capolavoro stiamo parlando, perché nonostante abbiano preso determinate dinamiche di Far Cry 4, non si sono mai avvicinati così tanto da dire ok, è l'ennesimo copione di Far Cry. No, la storia per ora mi sta prendendo il giusto. Non faccio i salti di gioia perché, giustamente, non avendola finita, non so come si evolverà e cosa accadrà. Sono arrivato al 20%, so fino a quel punto lì della storia. Però per ora posso dire che è una storia normale, posso dire che però ci sono tutti i classici cliché da horror survival, ovvero infezioni,
città piena di zombie, gang per la strada che si dividono per contendersi determinati kit di sopravvivenza che vengono inviati da un aereo che passa ogni tot di tempo, e in questo casino ci sei tu. Parlando invece delle missioni secondarie, per quanto siano stupide, le trovo abbastanza piacevoli. Anche alla sera, magari dopo cena, uno si mette lì, fa qualche partita molto fast, anche se determinate missioni secondarie mi hanno fatto pensare a questo. Ma che cazzo, durante un apocalisse zombie ho davvero bisogno di DVD storici e di riviste del Kaiser? Boh. A parte questo, penso che le secondarie possano essere utili comunque per visitare determinate zone della città che non sono state esplorate, tipo delle viuzze o delle strade, dei tragitti brevi, in modo da poterle sfruttare poi per la storia principale. Mi sembra una tattica abbastanza idonea per affrontare questo tipo di gioco. I potenziamenti, i progetti, abilità, armi, insomma il menu di gioco è veramente ben strutturato, anche se a volte penso che avremo meno slot possibili di tutte le armi e tutti i potenziamenti che ci troveremo, anzi penso siano davvero troppi, cosa che comunque è un fattore positivo perché rende il gioco molto ma molto più giocabile. Questo è vero, aumenta il gameplay e la giocabilità, però a volte saremo costretti ad abbandonare determinate cose che non vorremmo abbandonare perché non abbiamo slot liberi, e per quanto uno ne sblocchi e sblocchi e sblocchi c'è sempre più roba da prendere con sé. I punti esperienza sono divisi in tre categorie che non vi starò qui a dire per non spoilerare nulla, però sono ben fatti, toccherà sempre a noi decidere in quale categoria inserire quel determinato punto guadagnato, ovviamente per potenziare determinate armi oppure e crearci, non so, dei kit di soccorso. Dovremmo visitare in tutte le case, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ma soprattutto in tutti i pattumi della città dovremmo cercare comunque oggetti che ci aiutino a trasformarci in piccoli MacGyver della situazione. La città è piena zeppa comunque di oggetti che ci aiuteranno nel corso dell'avventura a sopravvivere. E questo ci ricollega all'intro iniziale che avete appena visto. Tac. Per ora questo è tutto, vecchia roccia, non voglio appesantirvi spiegandovi determinate missioni, complotti o cose così, non voglio appesantirvi perché sono anch'io al 20%, è solo una mia piccola impressione di come mi stia piacendo il gioco. Quindi in conclusione, questo gioco lo consiglio? Sì, no? Sì, assolutamente. Se non ce l'avete dovete andarlo a comprare perché rimarrà sicuramente una perla nel campo horror survival per i giochi della Play 4. Anche perché è uno di quei titoli che secondo me si avvicina molto a Walking Dead. Se uno volesse giocare, neanche ai titoli di Walking Dead stessi riescono ad avvicinarsi così tanto all'idea di survival, e questo titolo secondo me è validissimo per provare emozioni simili in campo apocalittico, post-apocalittico o zombesco. È una boccata d'aria fresca nel campo degli horror che ormai nell'ultimo periodo, con l'ultimo anno, il 2014, stava ormai dando per spacciato, perché per quanti titoli horror siano usciti per varie console non hanno raggiunto standard qualitativi che dovevano raggiungere. Vecchie rocce, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto spolliciamento pesante, e condividete il video ovunque, iscrivetevi a LucaGrax89 su YouTube, Facebook e Twitch, Facebook per seguire i miei meme. Se volete aggiungermi anche su Instagram, volentieri, mi trovate come Grax89. Vecchia roccia, io vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo video, che non so quando uscirà e soprattutto non so quale sarà. E come disse un grande, lo scopriremo solo vivendo. Ciao!